Ciao Simona, hai qualcosa per gestire le emozioni? È un periodo che sono così agitata. Sì, ci sono i fiori di Bach, i classici rimedi floreali per le emozioni. No, sì, cioè, intendo qualcosa che posso fare io con le cose che ho a casa. Non mi va di andare a comprare i fiori di Bach, poi non capisco mai quei nomi inglesi così incomprensibili. Ah, ho capito, ci sono. Allora oggi vi spiego come fare in casa i rimedi floreali italiani con le piante e i fiori che abbiamo ovunque. Vediamo insieme. Ciao amici, questo argomento mi entusiasma e se piace anche a voi, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Fatto, vai! E adesso vediamo cosa sono, a cosa servono e come si fanno i rimedi floreali italiani fatti in casa. Pensate che questi rimedi si fanno senza nemmeno tagliare o recidere i fiori e le piante, così possiamo esprimere tutto il nostro amore per la natura. Se noi amiamo la natura, anche lei ci ama e ci dà tutti i rimedi giusti per stare bene. E i rimedi floreali di oggi sono un mondo tutto da scoprire. Ma te le inventi tu queste cose? Ma figurati, io mi aggiorno seriamente, mica con le fake news, io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. Figuriamoci con l'ignoranza. Ho studiato questo libro sui rimedi floreali italiani scritto da Maria Granzotto e pubblicato da Il Punto d'Incontro, la casa editrice specializzata in salute naturale e sponsor di questo video. Grazie agli amici Patrizia e Luca, che saluto oggi, soprattutto Luca, non me ne voglia Patrizia, ma ciao Luca. Il libro illustra come preparare 33 rimedi floreali per curare le emozioni che ci fanno stare male e trasformarle in stati positivi del nostro essere. E stiamo parlando di piante o fiori che abbiamo in cucina, o nel giardino, o nel prato di fronte, o nel parco vicino a casa. Ecco qualche esempio. Il non ti scordar di me aiuta chi pensa sempre solo ai suoi problemi e si sente sopraffatto. Il rosmarino è per chi si sente disorientato, stanco, incapace di andare avanti. Il timo va bene per chi è sempre pessimista e si sente angosciato. Il tarassaco dà vivacità a chi si sente schiacciato e sottomesso. Il cavolfiore, pure lui, agisce sulla rabbia e sul rancore. Il libro spiega benissimo cosa occorre, quando preparare i rimedi, perché ci vuole una giornata di sole, dove preparare le essenze floreali, come si fanno e come usarle, cioè come assumerle e cosa aspettarsi. I rimedi floreali sono rimedi vibrazionali. Le emozioni sono un mondo molto intimo, sottile, sono come delle vibrazioni che si muovono dentro di noi. Per questo possiamo equilibrarle e armonizzarle con il mondo sottile dei fiori e le loro frequenze vibrazionali. L'autrice spiega come associare questi 33 rimedi a 33 situazioni emotive, ma non solo, anche a situazioni fisiche, ai meridiani cinesi, ai chakra, ai punti energetici del nostro corpo, secondo la medicina indiana. Insomma, ci dà una visione molto completa che io ho apprezzato molto. Descrive come preparare 30 rimedi con i fiori per tutte le emozioni e 3 acque speciali. L'acqua di Madre Terra per avere più consapevolezza di sé e presenza nel mondo, l'acqua lunare per sviluppare saggezza, pazienza e lungimiranza verso il futuro, e l'acqua solare per calmare l'ansia e il panico. Coltivare la calma e la pace è una specie di rimedio di emergenza. Bene, adesso che sapete che si possono fare i rimedi vibrazionali in casa e dove leggere tutte le istruzioni, aiutatemi a far crescere il canale. Iscrivetevi, attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella e abbonatevi per accedere a contenuti esclusivi che pubblicherò a partire da settembre, perché adesso non è ancora il momento, per gli abbonati in esclusiva. In descrizione trovate il link al libro e se vi registrate al sito avrete anche uno sconto per il vostro primo ordine. Ora condividete questo video e anche lo sconto, perché risparmiare fa bene alla salute. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!